Un'altra vicenda avvolta nel mistero e di cui poco si parla. 25 anni fa l'equipaggio della nave mercantile Lucina fu sterminato in Algeria. Ci ricorda questa vicenda Gabriele Lobello. Uno dei misteri irrisolti della storia recente del nostro paese. 7 marinai italiani, quasi tutti di Monte di Procida e Procida, sgozzati nella loro nave ormeggiata nel porto di Gengen, in Algeria, il 7 luglio del 94, mentre a Napoli si svolgeva il G7. Un porto che faceva paura, dice Vincenzo, gemello del primo ufficiale del Lucina, Antonio Scotto Lavina. Io ho sempre avuto paura. E quando andavo a dormire sembra chiusa a chiave dentro. Non ho mai lasciato la porta aperta. Strage rivendicata dai terroristi del GIA, il gruppo islamico armato, anche se qualcuno guardò ai servizi segreti algerini. Questo il teatro della mattanza. Quasi tutti i marinai vennero uccisi nelle cuccette del mercantile, allora usato dall'imprenditore sardo Massimo Cellino per portare granaglie in Africa. Dopo la strage furono trovate in stiva solo 2.000 tonnellate di semola, 600 in meno della portata della nave, facendo ipotizzare a qualcuno la presenza di un carico occulto di armi, una circostanza però mai dimostrata e respinta dal fratello del comandante. Non abbiamo portato mai armi, noi portavamo solo farina, semola e basta, roba da mangiare. Troppo voluminoso il semolino, dice il fratello del comandante, per poterne caricare stiva 2.600 tonnellate. Due marinai si salvarono perché in licenza. Uno era Gaetano Giacomina, che avrebbe avuto rapporti con Gladio ai tempi della Guerra Fredda, ma morto in un incidente pochi mesi dopo la strage. Il Lucina sarebbe stato visto nel marzo del 94 anche nella zona dove precipitò l'elicottero della Guardia di Finanza Volpe 132. Morirono due finanzieri, forse si trattò di abbattimento, ma venne posto il segreto di Stato. Il processo algerino sulla strage del Lucina è finito con 4 condanne a morte in contumacia, 2 condanne minori e un ergastolo al guardiano del porto di Gengen, che ha confessato, come si vede, dopo essere stato picchiato. Il soggetto, sulla cui spontaneità della videoconfessione ha ragione, avevamo notevolissimi dubbi che non era spendibile in Italia, e quando noi abbiamo chiesto di poterlo interrogare, dichiarandoci disponibili ad andare in Algeria a farlo, non c'è mai stata data risposta. Dal suo punto di vista di magistrato, giustizia è stata fatta? Evidentemente no. Spesso il tempo consente di far emergere cose che magari nella contingenza politica del momento in cui accadono tendono a rimanere occultate, e potrebbe sempre accadere, soprattutto perché, proprio perché non è chiaro qual è la matrice di questo delitto, è chiaro che c'è qualche segreto custodito da qualche parte.